Oggi l'importante era vincere in qualsiasi maniera, perché sapevamo che era una partita molto difficile, perché loro venivano qua e si chiudevano. L'avevamo già preparata così e si è dimostrata così. Oggi l'importante era avere pazienza e aspettare fino all'ultimo, perché si poteva sbloccare fino alla fine. Qual è stata secondo te la chiave per sbloccarla nel secondo tempo, Ledian? La pazienza, colpire nel momento giusto, al di là dell'infortunio che hanno avuto loro, perché già qualche secondo prima potevate passare con Monachello? Sì, oggi come ho detto la cosa importante era avere pazienza, aspettare il momento giusto per fargli male, perché anche nel primo tempo abbiamo avuto qualche occasione, non tantissime, però qualche occasione, anche perché loro si difendevano tutti dietro la linea e avevano messo, diciamo, un difensore su Brugman. Una vittoria importante, non so se tu sei d'accordo, ma dalla tribuna questa sera abbiamo visto un Pescara molto cattivo, cattivo nel senso buono, forse quella cattiveria che in qualche frangente era un po' mancata. Ripeto, in questa partita ci dovevamo comportare così di conseguenza, perché loro sono una squadra molto tosta, fastidiosa e che ci hanno dato del filo da torcere. Sì, lo sapevamo perché questo è il Carpi. Ripeto, siamo stati bravi ad aspettare fino alla fine e risolverla alla fine. Conta poco, ma anche se il Pescara ha due partite in più del Palermo, insomma, avete riacciuffato la vetta. Conta poco, però è bello. No, è bellissimo. Ora però sappiamo che abbiamo due partite in più, sempre loro anche due partite le devono vincere, quindi non è quello, ma non bisogna neanche guardare la classifica, tanto bisogna arrivare fino a gennaio con più punti possibili, fino alla sosta. Si è parlato tanto alla vigilia anche di questa contemporaneità di Pescara-Carpi nella stessa serata di Juventus-Inter. A un giocatore esperto come te chiedo, ma com'è possibile giocare Pescara-Carpi nella stessa ora di Juventus-Inter e vedere uno stadio così? Fa rabbia? Sì, fa un po' rabbia, ti dico la verità. Infatti oggi sinceramente ci aspettavamo qualcosa di più, perché ripeto, ci giocavamo il primo posto, anche se abbiamo qualche partita in più. E è un peccato, però capisco che anche la gente, oggi c'è Inter, Juve, tanti se ne stanno a casa. Ledian, voglio concludere, almeno l'ultima da parte mia, con una battuta simpatica. Intanto ti volevo chiedere l'età, si può dire quanti ne sono oggi? No, sono tanti, quindi ora è meglio che non si può dire, dai. Anche perché fra mezz'ora è passata, quindi sono 32. Un po' 32 meritano una fetta di torta e un po' di champagne dopo questa vittoria. Sicuramente, quindi ora una fetta me la merito. Grazie a Ledian Memushai.